trovati ancora una volta da Barcellona per il Mobile World Congress 2017, l'appuntamento che nella capitale catalana porta gli addetti ai lavori del mondo delle comunicazioni e ovviamente anche della tecnologia per quasi un'intera settimana. In questi giorni si discute di quelle che saranno le tecnologie del futuro e vengono presentati anche i principali prodotti che nei prossimi mesi vedrete sul mercato. Proprio in questi giorni, ad esempio, in Italia arriva HTC U Ultra o U Ultra, come lo chiamano gli inglesi, un prodotto che in Italia viene venduto solo online e che ha delle caratteristiche tecniche molto interessanti. Ad esempio, una delle cose più particolari di questo telefono è il fatto che sia dotato di un doppio display, in pratica una soluzione che vi permette di selezionare alcune informazioni nella parte superiore del display per accedere a queste stesse informazioni, applicazioni, contatti oppure anche informazioni che arrivano dal vostro calendario in tempo reale senza bisogno che abbandoniate l'applicazione che state utilizzando. Questo prodotto ad esempio ha delle caratteristiche molto interessanti anche dal punto di vista audio, perché le cuffie hanno una nuova soluzione che si chiama HTC U-Sonic, in grado di adattare, pensate, l'emissione del suono al vostro padiglione auricolare in modo tale che l'esperienza di ascolto sia sempre perfetta a seconda della conformazione del vostro orecchio. Ci sono molte altre soluzioni, ad esempio una fotocamera da 16 megapixel sia sul fronte che sul retro, che lo fanno diventare davvero uno dei prodotti più interessanti del mercato. Ad un prezzo, perché acquistandolo solo su internet, HTC U Ultra costa 749 euro. Ma questo è solo uno dei tantissimi prodotti che abbiamo visto nel corso di questi giorni. Bisogna dire che l'attenzione è stata catturata in modo incredibile dal Nokia 3310, un oggetto che arriva, pensate, dalla prima edizione degli anni 2000, quando non esisteva nemmeno la fotocamera, non aveva il display a colori. È stato riproposto adesso in versione ovviamente rinnovata, con tanto di fotocamera, con il supporto alla navigazione internet e anche WhatsApp, e arriverà ad un costo di poco superiore ai 50 euro. Ma qui a Barcellona i temi interessanti sono anche quelli che riguardano il futuro, e uno dei più importanti riguarda sicuramente le reti 5G. Proprio in questi giorni abbiamo visto la presentazione di alcuni nuovi prodotti che supporteranno, pensate, una velocità di download fino ad un gigabyte al secondo, il che vuol dire che sarete in grado di scaricare un intero film nel giro di 10-12 secondi proprio nella vostra casa, anche attraverso il vostro telefonino. Insomma, al Mobile World Congress di Barcellona stiamo conoscendo non solo gli oggetti che vedremo e useremo nei prossimi mesi, ma anche le tecnologie che incontreremo nei prossimi anni. Ve le racconteremo anche domani. Da Barcellona è tutto.